In questa puntata di Ruote in pista, l'automobile è anche arte. Cronaca del Design Week, la settimana dedicata agli oggetti di arredo di uso corrente diventati cult. L'evento, aperto ai cittadini, è stato realizzato a Milano a margine del Salone del Mobile, la rassegna più importante del settore di spessore mondiale. Formula 1. Con questa puntata si conclude il dizionario della Formula 1 secondo Red Bull, dalla lettera V alla lettera Z. Curiosità, dettagli, regolamenti e i protagonisti davanti e dietro le quinte che hanno fatto grande il team. Campionato mondiale Endurance. Sul circuito di Silverstone, la Toyota TS40 Hybrid di Buemi Davidson Lapierre vince la prima gara della stagione davanti ai compagni di squadra. Promettente esordio della Porsche 919 Hybrid di Weber Bernard Hartley. Deludono le due Audi R18 e-tron 4 incidentate, favorite alla vigilia, almeno sulla carta. Come nasce e si evolve un'auto da rally? Andiamo alla scoperta della 208 T16 R5. A guidarci gli uomini di Peugeot Sport e il pluricampione italiano Paolo Andreucci. A seguire le pillole di Autolink. Dopo aver celebrato la grande bellezza al Salone dell'Auto di Ginevra, ci ritroviamo a Milano per documentare la presenza dell'automobile alla Design Week, appendice del Salone del Mobile. Un evento di rilevanza mondiale, analogo a quello che si svolge nella Settimana della Moda, antesignana di questa formula socioculturale che in questi ultimi anni ha dato ulteriore notorietà alla Milano del Fare. Nel merito, la Design Week, come si vede, è anche un'occasione per valorizzare edifici industriali dismessi e quartieri anche periferici della città, eletti come vetrine per oggetti di arredo che hanno caratterizzato un'epoca. In questo contesto non potevano mancare alcune marche di automobili per le quali il design, da sempre, rappresenta l'appeal portante dell'offerta commerciale. Sulle immagini dinamiche della Lancia Y Elefantino ricordiamo la conferenza stampa presso la Biblioteca della Moda in via Alessandria, zona Porta Genova, sul tema «La personalizzazione diventa tendenza», ovvero quando e come il marketing si appropria del design decorativo trasformandolo in un valore aggiunto. Citroën, la marca automobilistica che ha anticipato il futuro con i suoi modelli all'avanguardia, basterebbe ricordare la mitica DS degli anni 50 disegnata dall'italiano Bertone, ma anche la più attuale DS5 dalle linee aerospaziali, si affianca idealmente agli oggetti esposti nella mostra allestita a Palazzo Reale, curata da El Decore Italia. 100% original design. Oggetti d'arredo realizzati dagli anni 50 in poi, per l'appunto, che hanno trasformato l'attività oggettistica artigianale in produzione industriale, espressione del Made in Italy. Nello storico cortile del Palazzo Reale, a ridosso del Duomo, simbolo della città meneghina, scorrono le immagini della Forvignale, il concept nato con l'obiettivo di entrare nel settore delle vetture premium a partire dal 2015. Lavori in corso, insomma, con tanta innovazione, documentata dalle linee modernissime della S-Max, supportate dalla tecnologia sofisticata. Dal mass market al premium market, che cosa rappresenta Vignale per Ford? Ford per Vignale per noi è nient'altro che il punto di vista Ford nella premium experience, più che premium market direi per un certo tipo di famiglie a un reddito medio alto. Ed è una scommessa, hai ragione, una scommessa diversa ed è un modo per offrire una premium experience targata Ford. Il prodotto è importante e noi con la Mondeo Vignale, l'S-Max Vignale, forse sicuramente altri prodotti chiaramente si aggiungeranno alla linea Vignale, abbiamo degli elementi distintivi che sono propri del brand Vignale, quindi il tipo di cerchillega, la pelle, i colori, quindi determinate situazioni sono chiaramente cross car line su Vignale. Ma a questo si aggiunge un'esperienza diversa, un'esperienza che possiamo gestire attraverso le Vignale Lounge, i 500 Ford Store che abbiamo selezionato e che ovviamente ospiteranno la gamma Vignale durante il suo percorso. Le
Le opere realizzate per Lexus Design Amazing 2014, allocate in una nobile palazzina di Via Clerici, portano la firma di Fabio Novembre. We Dance, il dono della vita, che traccia un collegamento diretto con il movimento cosmico di pianeti e galassie, mentre Interconnection di Nao Tamura stigmatizza la rappresentazione del rapporto di interdipendenza dell'uomo con la natura. Ci spostiamo alla Triennale di Milano, dove il design di Volvo incontra The Art Living, percorso celebrato in collaborazione con RCS e la testata Living per celebrare un fenomeno inscindibile, il profondo legame della tecnologia con la scuola scandinava, dove forma e funzione si integrano. La Design Week diventa vetrina di lancio per la nuova Renault Twingo, chiamata a rappresentare il design francese nel Temporary Museum di Via Tortona. Cosa rappresenta per lei il Salone del Design di Milano, la Settimana del Design? Buongiorno, infatti per noi rappresenta un'opportunità unica di trovare nuove ispirazioni, vedere quello che fanno negli altri paesi e poi anche di difendere mostrando le nostre produzioni qua a Milano. In questa occasione è Twingo protagonista del padiglione francese, direi quasi, perché ci sono in mostra molti oggetti di designer francesi, che è frutto di un progetto condiviso dove il design fa la differenza. In che cosa è stato difficile personalizzare, se vogliamo, Twingo rispetto alla sorella Smart? Allora, infatti abbiamo solo la parabrezza e il vetro laterale di condiviso, dunque infatti avremo due macchine con due stili molto diversi. No, infatti diciamo che questa nuova architettura con il motore posteriore è una opportunità incredibile per trovare nuove proporzioni e nuovi elementi di stile. Non mancano i momenti di musica e di atmosfera mondana lungo l'Alzana Viglia Grande, l'idrovia realizzata da Leonardo da Vinci, sulle cui acque Kia Soul Urban Transetter svela ai passanti il suo imprinting originale di SUV leggero, galleggiando sulla chiatta ancorata alla sponda. Design, buon gusto e soprattutto automobili comunicative. Beh, direi che è molto importante perché un'automobile deve saper riscuotere simpatie, deve far nascere anche delle emozioni, no? E un'auto di design come la Soul sicuramente ha questo appeal, è un'auto anticonvenzionale con un design estremamente moderno sia per quanto riguarda l'esterno della vettura che l'interno, è un prodotto tecnologicamente sofisticato, dedicato quindi a un automobilista che è esigente da un punto di vista tecnologico ma anche da un punto di vista estetico, e credo che questa sia una proposta sicuramente interessante. In via Valenza, Mini fa vivere la connettività di bordo del sistema Connect, proponendo un'esperienza sensoriale con l'installazione Parallels del Mini Design Team. Anche quest'anno siamo presenti alla fiera più importante del mobile e del design a livello mondiale. Il Salone del Mobile è dal 61 e ad oggi a livello mondo batte qualsiasi tipo di fiera, da New York a Londra. Noi sono un po' di anni e che siamo presenti, e per essere presenti come Mini non possiamo essere, come dire, troppo banali, e infatti quest'anno portiamo una installazione che si chiama Parallels in collaborazione tra IDM, che è il nostro centro del design a Monaco, e UVA, che è United Visual Artists, che è un gruppo di artisti londinesi. Tre anelli luminosi, fissati ad una parete della stanza completamente buia, proiettano tunnel di musica e luce cangiante in base ai movimenti dei visitatori che interagiscono con l'opera. Sosta premiata anche all'Eclettico di Via San Gregorio, dove la nuova Jaguar F-Type Coupé ha come cornice alcune opere d'arredo create con sistemi e materiali dell'Advanced Design Studio. Dulcis in fundo, la zampata del leone. Presso lo spazio Peugeot Design Lab, nel quartiere dove sorgevano fin dall'Ottocento le vecchie fabbriche, la marca francese espone il pianoforte per Pleyel, pensato per mettere il pianista al centro dell'attenzione da qualsiasi parte lo si guardi.
Lì, unitamente al veicolo che ci riporta i due secoli fa, ammiriamo anche Onyx Sofà, il primo elemento di una collezione di arredamento su misura composto da una parte di carbonio saldato con un corpo unico alla pietra. Peugeot ama il design a tutto tondo, a 360 gradi. Infatti lo ama a tutti gli effetti perché Peugeot, come lo sa bene, è stato creato nel 1810, quindi è un'azienda che ha più di 200 anni di esistenza. E infatti Peugeot ha disegnato una quantità assolutamente notevole di oggetti industriali a base di acciaio all'inizio. Tra i più conosciuti direi già i macinini Peugeot, che sono ormai estremamente diffusi, e abbiamo avuto più di 900 diversi tipi di macinini che sono stati disegnati dai centri design di Peugeot. Abbiamo anche diversi utensili, attrezzi, abbiamo avuto dei robot di cucina, abbiamo avuto un numero molto importante di oggetti fuori dal mondo automobilistico. Quindi era per noi oggi alla Design Week di Milano un'occasione molto interessante di presentare quello che è la storia del design all'interno del mondo Peugeot. Il design porta con sé molta cultura, anticipazioni, inventiva e soprattutto grande creatività. Sì, assolutamente, penso che sia il punto diciamo centrale di questo Peugeot Design Lab, che è il centro di design del gruppo PSA, che ha creato questa struttura all'interno di se stesso, che si chiama il Peugeot Design Lab, che è questo centro design che disegna, inventa questi oggetti fuori dal mondo automobilistico. E quindi per noi è il simbolo del fatto che il design è diventato centrale anche nel mondo automobilistico. E infatti questa sera e questa settimana a Milano quello che vogliamo esprimere è il fatto che per il marchio Peugeot il design è diventato un valore assolutamente importante, assolutamente centrale nel concepire le nostre vetture. In chiusura del servizio affiora una nostra riflessione. Siamo andati fuori tema rispetto ai contenuti trattati solitamente dal nostro magazine? Non è così. Per noi di Ruote in Pista l'automobile è tecnologia, mobilità, ma anche arte e cultura.